Ciao, sono Leonardo. In questo video parlerò della carota e di tutte le fasi della coltivazione. Ci sono tanti tipi di carote. In questo catalogo del 1957 vediamo tutte le varietà standard, cioè non ibride, che allora ancora non c'erano. Alcune di queste varietà sono in commercio ancora oggi. Vediamo come la forma può andare dallo sferico al cilindrico al conico. Tra queste varietà io ho coltivato la Nantese, che è la numero 2, la Chantenois, che è il numero 8, la San Valerio, che è il numero 5, la Flacquet, che è il numero 6, e la Berlicum, che è il numero 4, che è la varietà che ormai coltivo da tanti anni, facendo l'autoriproduzione del seme. La forma conica si adatta a terreni anche argillosi, pesanti, mentre la forma cilindrica si adatta meglio a terreni sabbiosi, più leggeri. Per quanto riguarda il ciclo, cioè il tempo che intercorre tra la semina e la raccolta, dipende anche questo dalla dimensione della carota. Più la carota ha una dimensione piccola, e più il ciclo è più breve, più precoce. Più la carota è grande di dimensione, come varietà, dico, e più il ciclo è più tardivo, è più lungo. Diciamo che in media dalla semina alla raccolta intercorrono circa 3 mesi. Poi il ciclo dipende anche dall'epoca di semina. Un conto è seminare a febbraio e un conto è seminare a maggio, dove le temperature sono più elevate, per cui la semina a febbraio impiegherà di più per arrivare alla raccolta. E adesso veniamo alle fasi della coltivazione, partendo dalla preparazione del terreno. Siamo nell'estate del 2019, questo è un appezzamento a riposo dove ho fatto crescere l'erba e in questo modo accresco la fertilità del terreno. Faccio anche una rotazione molto lunga, anche 8-9 anni prima di far ritornare la carota sullo stesso terreno. Il consiglio che posso dare è di aspettare almeno 3 anni e questa è la prevenzione migliore per limitare o non avere problemi parassitari. Ecco, qua sto trinciando. Dicevo che la prevenzione migliore è di fare questa rotazione per non avere problemi parassitari, perché la carota potenzialmente ha tanti parassiti: virus, batteri, funghi, insetti, nematodi. Ecco qua, sto trinciando, ecco qui è al lavoro finito. Ecco qua procedo a una ratura superficiale, massimo 25-30 cm per non portare in superficie il terreno sterile. Ecco qua poi faccio dei passaggi con l'estirpatore per togliere l'erba che è nata, l'erba spontanea, e per affinare il terreno. Procedo poi a un paio di fresature e, in caso di necessità, anche quando il terreno è gelato. Volendo, in caso di necessità, prima della prima fresatura si può distribuire del concime organico, come questo che vedete, e anche questo è un altro tipo, oppure anche delle tame di stalla, della pollina. L'importante è che il concime organico sia maturo. 2 febbraio, giorno di semina. Allora, questa è la seminatrice, c'è una tramoggia che è questa, dove va inserito il seme qua. In fondo questo, in fondo, è la ruota che gira e che fa cadere il seme. Qua procedo alla semina. La carota va seminata direttamente a pieno campo, non sopporta il trapianto. Io la sto seminando a file distanti 35 cm. Si può anche seminare anche a spaglio, come il prezzemolo ad esempio, e questo di solito per piccole superfici. L'epoca di semina dipende dalla zona. Diciamo che qua nell'Italia centrale l'epoca di semina può andare da febbraio a settembre, anche se le semine estive, quelle di luglio-agosto,
sono difficili come germinazione, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, perché con l'irrigazione è difficile dosare la giusta quantità d'acqua, perché la carota per germinare non vuole né troppa acqua né troppo poca. E poi anche nella coltivazione la carota è sensibile agli stress idrici, sia in eccesso che in difetto. Io di solito faccio due semine. La prima cerco di anticiparla il più possibile, quindi a febbraio, a volte anche a fine gennaio. È facile la germinazione in questo periodo perché il terreno è umido. Infatti io non faccio l'irrigazione dopo che ho seminato in questo periodo. E poi c'è anche un altro discorso, che anticipando molto la semina, il ciclo della carota è sfasato rispetto al ciclo dei parassiti, che si sveglieranno molto più in là nella stagione, anche a aprile, maggio. Quindi questo è un altro motivo. La temperatura minima di germinazione della carota, diciamo che sui 6-8 gradi centigradi. Questo per quanto riguarda la prima semina. La seconda semina cerco di non andare quasi mai oltre la metà di giugno. Poi per la raccolta, man mano che le carote mi servono, le raccolgo e proseguo con la raccolta fino alla primavera successiva. Infatti le carote rimangono nel terreno all'inverno, anche perché nella mia zona la temperatura non scende mai al di sotto dei meno 3 meno gradi centigradi. Nelle zone invece in cui la temperatura in inverno scende al di sotto dei meno 3 meno 4 gradi centigradi, le carote devono essere consumate prima che arrivino queste gelate, oppure si raccolgono e si mettono sotto sabbia nelle grotte e si consumano man mano. Io sono andato, ho avuto l'occasione di vedere al nord, no? Specialmente in Trentino, dove c'è questo uso, almeno una volta c'era, qualche anno fa. Poi si può seminare anche a settembre, però se la carota non si ingrossa, non cresce prima dell'inverno, poi con l'abbassamento della temperatura all'inverno si blocca la crescita. E poi non è che dopo l'inverno, nella primavera, ricontinua a crescere la carota, rimane piccola e va a seme se ce la fa, perché quando la carota è piccola certe volte non riesce ad andare a seme. E quindi questo ci dice come la carota è una pianta, un ortaggio biennale, cioè va a seme l'anno successivo rispetto all'anno della semina. Poi questo nella zona dove sono io, in Italia centrale. In Sicilia, ad esempio, si può seminare tranquillamente a settembre-ottobre. La temperatura, siamo al sud, quindi è più elevata, la carota riesce a ingrossarsi e poi la raccolta può proseguire fino alla primavera, quando anche in Sicilia poi la carota va a seme. Oppure al nord si può seminare a gennaio-febbraio, però in coltura protetta, in serra o in tunnel. Qua siamo al 20 marzo. A circa un mese e mezzo dalla semina, le carote fanno fila. Diciamo che dalla semina, per l'emergenza di semi nel terreno, occorrono circa 12-15 giorni. 12 aprile, 18 aprile, le carote crescono. 25 aprile, carote ancora più cresciute. Questo già è il terzo passaggio che faccio con il ciclo coltivatore, per togliere le erbe spontanee fra le file. Ecco qua, faccio vedere come funziona l'attrezzo. Procedo con difficoltà perché con una mano tengo l'attrezzo, con l'altra mano la videocamera. Comunque si vede che la lama passa proprio radente alla fila e quindi taglia al di sotto le radici. Qui ovviamente con due mani sull'attrezzo procedo più velocemente. Poi sulla fila
ci devo passare a mano. Qua faccio vedere le erbe tagliate. Qua è sulla fila, questo è il villucchio che devo togliere. Però insomma sono poche le erbe spontanee che rimangono sulla fila, il grosso è fra le file, per cui quell'attrezzo del circocoltivatore è molto utile. 5 maggio, qua è 17 maggio, eseguo la seconda semina di carote, sempre con distanza 35 cm fra le file e a 120 cm dalla fila dei fagiolini. A sinistra una parte dell'appezzamento dove faccio crescere l'erba, che è la mia concimazione, un sovescio naturale. Dal 20 maggio al 28 agosto eseguo 15 irrigazioni, più acqua della pioggia. La carota richiede condizioni costanti di umidità del terreno, quindi né troppa acqua né troppo poca. Altrimenti ci possono essere fenomeni di marcescenza, spaccature, strozzature, eccetera. 6 giugno faccio la prima raccolta di carote. Eccole. Questo è l'attrezzo che uso per raccoglierle. Eccole, raccolgo. In cariola, particolare dell'ugello di lavaggio, lavaggio, lavaggio finito, pulite. 15 luglio, 15 agosto, 20 ottobre, 21 maggio 2021, cioè l'anno successivo, qua le carote si preparano per andare a seme, stanno formando i fiori, qua la fioritura è avvenuta, qua le infiorescenze piano piano si maturano, ecco quella verde ancora no. Ecco, anche queste incominciano, ecco questa, ecco provo a vedere, ancora non è pronta per essere raccolta per il seme, nemmeno questa che è ancora verde, ecco questa si può raccogliere per il seme, infatti si vedono proprio i semi. Ed ecco i semi insieme alle impurità. In questa immagine si può vedere come da una carota si sviluppano più fusti che portano le infiorescenze, che poi sono dette in gergo botanico ombrelle. Ogni ombrella è composta a sua volta da ombrellette e ogni ombrelletta è composta da più fiori. Infatti una sola infiorescenza può contenere anche più di 1000 fiori. Come si può vedere dall'immagine, le infiorescenze e le ombrelle hanno una maturazione scalare. Infatti la numero 1 è quella più indietro di tutti, poi c'è la 2 che è un po' più matura, la 3 è ancora un po' più matura e la 4 che è quasi pronta per essere raccolta per il seme. Una volta raccolte tutte le ombrelle, provvedo alla loro trebbiatura sfregandole fra le due mani. Poi, mediante dei setacci, separo i semi dalle altre impurità, paglie e quant'altro. Ed ecco i semi. E il ciclo ricomincia. Un'ultima cosa. Con l'autoriproduzione del seme,
dopo 8 anni ci può essere la necessità di fare una selezione. Questo perché tutti i semi tendono a ritornare al selvatico. In gergo volgare si dice che imbastardiscono. Ritornano al selvatico da dove l'uomo è partito con la domesticazione. Anche la carota può avere questo problema, sia perché si incrocia spontaneamente con la carota selvatica, sia per altri meccanismi genetici naturali. Queste caratteristiche selvatiche sono la prefioritura, cioè la carota va a seme nello stesso anno della semina, cioè non è più biennale, quindi è la prefioritura. Poi la legnosità, e quindi per la cucina non va più bene, il colore bianco, il sapore acido, amaro. Io in quasi 40 anni di orto ho fatto solo una volta la selezione, circa una quindicina d'anni fa, quando ho visto che c'era 10-20% di carote che si inselvatichivano, che poi ogni anno questa quota aumentava. In pratica ho raccolto un tot di carote, ho fatto una selezione, sempre una selezione che lasciava una grande eterogeneità, cioè niente a che vedere con il mantenimento in purezza dell'industria sementiera. Quindi ho fatto questa selezione, ho tagliato la foglia a 5-6 cm e poi ho piantato le carote in un altro terreno a una distanza circa di 40 cm. Chiedo scusa, ma la qualità del video non è in granché, perché a suo tempo avevo una videocamera abbastanza scadente. Comunque, qua poi le piante sono andate a seme, ho raccolto quel seme e sono ripartito per coltivare la carota negli anni successivi. Bene, questo video è finito, io vi saluto, vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace, a fare domande e commenti, e per finire, viva l'orto che ci mantiene giovani!